Lascio la parola adesso all'amico Don Davide Milani, che è il direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della nostra diocesi. Con Don Davide abbiamo scoperto che rappresentiamo un ottimo tandem per serate in parrocchia a ragionare di social network, quindi ci stiamo organizzando per allestire un tandem rodato da questo punto di vista. Lo ringrazio di essere qui, gli lascio la parola. Porto il saluto del nostro arcivescovo, del cardinale Scola. Come diocesi guardiamo con molta attenzione ai frutti della riflessione scientifica pastorale che scaturiranno da questa giornata. Con piacere abbiamo partecipato, per quanto è possibile, alla ricerca, abbiamo partecipato a far conoscere questa mattinata perché sentiamo un grande bisogno come arcidiocesi di queste riflessioni. Da tempo anche noi ci stiamo interrogando, al momento, come testimoniava la battuta del professor Rivoltella, ad ascoltare, a capire cosa si sta muovendo nelle nostre parrocchie, nelle famiglie, a proposito della comunicazione attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, in particolare attraverso il fenomeno, non in senso cronachistico ma scientifico, dei social network. Girando per le parrocchie, incontrando le famiglie, gli educatori, la domanda tematizzata oppure sottesa agli interventi delle persone che chiedono questo tipo di incontri è fondamentalmente quasi sempre questa: cosa faccio con mio figlio, con il ragazzo che ho a catechismo, che ha sempre lo smartphone, i genitori lo chiamano il telefono, in mano. Ecco, questo è il punto di partenza, spesso non voglio banalizzare, ma non sono genitore, immagino sia questa la preoccupazione principale, lo sentiamo, lo vediamo. E dietro questa domanda, che magari per un genitore può essere pertinente, forse lo è un po' meno per chi nella comunità cristiana, per vicende professionali è chiamato ad essere educatore, c'è una paura e al tempo stesso una concezione di cos'è la comunicazione. Troppo spesso, e faccio autocritica, magari evidenziando anche le mie mancanze, come chiesa ambrosiana, come comunità educanti, consideriamo, come famiglie magari, consideriamo la comunicazione come un fatto tecnico, come un fatto funzionale. Esiste la vita, esiste la scuola, esiste volersi bene in famiglia, esiste tutto quello che esiste, e poi c'è bisogno di un aspetto funzionale nella vita, se no non ci se la cava più, appunto la comunicazione. Allora, davanti a nuove epifanie del tema della comunicazione e gli smartphone, ad esempio, nasce la domanda: ma come sistemiamo questo pezzettino nuovo della vita, come lo riconduciamo a una normalizzazione che permette a me, educatore e genitore, di gestirla meglio? Ecco, una simile concezione non solo della comunicazione attraverso i social media, ma della comunicazione in sé è molto pericoloso, perché risalendo a Bovo, vista la sede in cui siamo e le persone molto più autorevoli di me che siedono a questo tavolo e si apprestano a parlare, la comunicazione per un cristiano non è niente di funzionale, ma è il fatto centrale che regge la vita e regge la fede. Stiamo parlando appunto di Dio e del suo desiderio di comunione e di comunicazione. Ecco allora che una ricerca come questa rompe prepotentemente, ma senza dichiararlo, senza farne oggetto di un'autoriflessione, ma mettendo al centro le figure dei religiosi, dei preti, dei sacerdoti, della Chiesa istituita, perdonatemi la semplificazione, come utilizzano i social media, va oltre questa concezione funzionale della comunicazione. Una parte di me si aspetta da questa ricerca, la parte sbagliata di me, si aspetta delle risposte da una giornata di lavoro così. Come fare a utilizzare bene i social media per la pastorale? Capite che trovata questa chiave me la rivenderei bene. Vedo qui amici che nelle parrocchie si occupano di comunicazione, sono contento che ci siano, immagino che anche loro abbiano questa domanda, questa ricerca. Invece no, questa ricerca non fa così, perché non si preoccupa di considerare la comunicazione degradandola aspetto funzionale della vita, ma mette in gioco la chiave testimoniale. Vero educatore, ci ripete sempre il cardinale Scola citando Deleuze, non è colui che dice fai così, ma fai così con me.
ai genitori, la riflessione che abbiamo fatto insieme anche recentemente con il professor Rivoltella è: non preoccuparti tanto degli aspetti tecnici dei social media, sì, tre righe, imparale, ma svolgi sempre la tua funzione di educatore con loro, cioè scopri la vita che c'è dietro. Ecco, questa ricerca fa così, mette in gioco le figure protagoniste della vita della Chiesa, fa una ricerca scientifica e dice: eccoci qua, ecco come la usiamo noi, quindi impariamo bene a usarla noi, giochiamoci in prima persona noi, se vogliamo che il mondo della pastorale, il mondo della Chiesa, usi con maggior consapevolezza e maturità questi strumenti. L'ultima annotazione che volevo condividere con voi, ecco, è proprio questa, cioè forse abbiamo bisogno non di regole, di etichette a proposito della Chiesa che comunica, ma di una maggior convinzione a partire da noi, che questo è uno spazio, parlare di strumenti di comunicazione molto banale a proposito dei nuovi mezzi di comunicazione, ma un luogo dove possiamo intercettare dei fenomeni di comunicazione, più o meno densi, non sta a me a giudicarli, non ne farei una questione di canali di comunicazione o di profili di comunicazione, ne farei una comunicazione di una questione di ogni tweet che viene espresso o di ogni post su Facebook, non è questione di canali ma di quello che uno dice anche su questi strumenti. Ecco, non abbiamo bisogno quindi di regole, di etichette, ma abbiamo bisogno di comprendere che in ogni espressione di comunicazione più o meno densa c'è in gioco qualcosa di noi. Grazie.